Allora, buongiorno a tutti. Sì, il mio intanto saluto i nostri ospiti. Pochissime parole introduttive. Quando parliamo di innovazione, quando parliamo di territorio, tradizionalmente parliamo di quello che è il sistema locale dell'innovazione. Questo sistema locale fatto di istituzioni, fatto di imprese, fatto dal mondo della ricerca, dell'università, no? Quindi questi tre ingranaggi che insieme costituiscono un importante sistema territoriale. Quando parliamo di innovazione, però, dobbiamo anche considerare in questo momento capire se la nostra pubblica amministrazione, ingranaggio importante di questo sistema, è in grado di sostenere i processi con quei ritmi che in questo momento ci vengono richiesti. Se, la seconda slide, dicevamo, è un po' sfalsata, ma insomma, cercherò di spiegarlo lo stesso. In questo momento, se guardiamo le diverse istituzioni in tutta Italia, ci troviamo di fronte a realtà ben diverse fra di loro. Vedete che il grafico, ho fatto una sorta di anelli, no, che si incastrano, nel senso che in molti territori troviamo ancora un approccio prevalentemente burocratico. È un approccio dove prevale ancora nettamente il paradigma bipolare. Da una parte ci sono le istituzioni, dall'altra parte ci sono le famiglie, le imprese, il territorio. È la PA dove sostanzialmente il cambiamento viene spinto da leggi e normative, no, rinnovellate, generando quella cultura che l'innovazione sostanzialmente è un adempimento. Ecco, questo laddove prevale ancora questo tipo di approccio istituzionale verso l'innovazione, è decisamente un problema. Poi c'è l'approccio che abbiamo chiamato funzionale, quelle istituzioni che invece riconoscono all'innovazione un importante ruolo per il miglioramento dei servizi e hanno quindi appunto un rapporto funzionale con l'innovazione. È la cultura prevalente dell'e-government, così come è ancora che viene da lontano, come dicevo, cioè viene dai vecchi programmi comunitari sull'e-government, ma che ancora ispira gran parte dell'azione pubblica su questi temi. Ad esempio, gli importanti programmi relativi allo SPID, a PagoPA, l'anagrafe nazionale della popolazione residente, per quanto siano in questo momento strategici per il paese, fanno riferimento a questo approccio di una tecnologia, di un'innovazione che sia funzionale. Poi c'è la PA collaborativa, la PA che invece considera l'innovazione come funzionale a un nuovo rapporto con i cittadini, le imprese e il territorio. La cultura prevalente in questo caso è quella della trasparenza dinamica, dell'open government, della cittadinanza attiva, per cui cittadini e imprese, stakeholder, vengono incentivati a partecipare proprio nella, no, così nella coprogettazione dei servizi. Alla fine, quello che consideriamo e chiamiamo la PA abilitante. In questo caso, ahimè, ancora poco diffusa sul territorio, sono quelle PA dove invece l'innovazione viene considerata funzione di un nuovo modo di intendere lo Stato e quindi di un nuovo modo di intendere il rapporto con le imprese e le istituzioni locali, al fine di costruire servizi innovativi e innovare quelli esistenti, per cui il territorio, gli attori locali vengono coinvolti nella fase proprio di analisi dei bisogni, di progettazione dei servizi. Con la PA condivisa e abilitante si adotta in pieno il paradigma dell'open government, per cui appunto, no, si attua quel principio costituzionale per cui della sussidiarietà orizzontale, per cui cittadini, singoli associati fanno parte appunto attiva del governo del territorio. Se questa, come vi dicevo, sono un po' i quattro approcci che noi vediamo analizzando come si stanno definendo i sistemi locali di innovazione, i risultati sono sostanzialmente questi. Questa è la cartina che esce fuori dalla nostra indagine di quest'anno su ICD Lab, cioè la nostra analisi delle città comuni capoluogo. Vedete che quando parliamo di innovazione a livello territoriale, in questo caso sotto l'etichetta delle Smart Cities, ma vi ricordo che noi analizziamo le smart cities sotto forma dal punto di vista di più di 130 indicatori, quindi in maniera completa di quelle che sono le dinamiche del territorio. Vedete che ci restituisce, come spesso avviene, un'Italia a più colori. È quello che vi dicevo prima. Girando per l'Italia ci rendiamo conto come ci sono ancora delle zone dove prevale una cultura burocratica rispetto all'innovazione e al cambiamento, e invece appunto delle realtà d'eccellenza, no,
che rappresentano l'avanguardia dell'innovazione, del cambiamento del nostro paese. Quello di cui abbiamo bisogno è quello di accelerare questo passaggio, per cui anche quello che in questo momento sono i territori che inseguono possono condividere al più presto una cultura della logica abilitante. Beh, quali sono i fattori che possono abilitare questo passaggio da una cultura tradizionale a una cultura innovativa? Sostanzialmente, o meglio, io ne ho isolati tre: sono la formazione, sono le infrastrutture abilitanti, sono la cultura della rete. Tre aspetti importantissimi dal nostro punto di vista, perché appunto formazione significa nuove competenze per poter gestire al meglio questi passaggi. Le infrastrutture sono la precondizione per poter portare l'innovazione a livello territoriale. La cultura della rete significa invece un approccio, come dicevo prima, completamente diverso da quella cultura verticistica, verticale, che fino adesso ha caratterizzato molti processi sui diversi territori, in una logica invece di governo della rete. Noi lo ripetiamo spesso, ci riferiamo molto ai libri di Eggers, questo studioso nordamericano che ha scritto diversi titoli interessanti sul tema del governo del territorio. Lui dice spesso, lui dice, io ripeto spesso, dobbiamo insegnare a chi governa il territorio a diventare da rematori a timonieri, cioè avere la capacità, dobbiamo insegnare a chi lavora nelle istituzioni a governare i processi territoriali, a fare rete. No? Quindi questo il governare con la rete, dice Eggers, è il punto fondamentale. E quando parliamo di rete sono sia reti corte, e quindi relative al territorio più prossimo, sia reti più lunghe, e cioè appunto reti fra sistemi. Noi per facilitare questo processo facciamo riferimento a quello che noi abbiamo chiamato il modello delle 4E. Per poter assicurarci un passaggio da una cultura burocratica a una cultura appunto dello Stato condiviso, abbiamo quegli tre elementi scatenanti, ma soprattutto una nuova cultura a livello territoriale. Le 4E stanno per endorsement. Abbiamo bisogno comunque che la politica sostenga questi processi. Ieri qui a Roma è stato presentato da parte del Politecnico il loro report dei laboratori, scusate, da parte degli osservatori del Politecnico di Milano è stato presentato il loro report appunto sull'agenda digitale, e il professor Fuggetta, commentando parte dei lavori, diceva giustamente manca la politica. È vero, per governare questi processi, per promuovere questi processi, ci deve essere la politica che ci mette la faccia, la politica che condivide un obiettivo. E questo è lei dell'endorsement. La seconda è l'empowerment. È difficile portare avanti questi processi se non portiamo e non facciamo crescere le competenze di chi dentro le istituzioni deve diventare protagonista di quel cambiamento che dicevo prima. Appunto, deve diventare da rematore a timoniere. Per far questo abbiamo bisogno di nuove competenze. Sappiamo benissimo che l'età media dentro la nostra pubblica amministrazione è altissima, 54 anni. Sappiamo che i nostri dipendenti pubblici hanno pochissime occasioni per formarsi, ma non possiamo permettere appunto che quello che sono poi i soggetti che fanno da interfaccia con il territorio non facciano propri questi processi di cambiamento. Le risorse su questo ci sono, ad esempio il PON Governance. Ci sono le risorse per avviare importanti processi di empowerment delle istituzioni. La terza è l'engagement, riprende il concetto del governare con la rete, cioè significa coinvolgimento del territorio, significa coinvolgere i diversi attori locali in un progetto condiviso di innovazione territoriale. La quarta infine è la head enforcement. Smettiamola di proporre innovazione attraverso leggi e decreti. L'innovazione, ormai abbiamo normato tutto. Quello di cui abbiamo bisogno a livello territoriale è la capacità di trasformare i quadri normativi in linee guida, in best practices, in to-do list, cioè dobbiamo aiutare coloro che comunque attivamente portano avanti questi processi con appunto indicazioni chiare. Per ultimo, una piccola definizione, per tornare al concetto del governare con la rete, la pubblica amministrazione deve fare riferimento a un modello organizzativo che abbandoni, no? Riassumo le cose dette, abbandoni la logica verticale a favore di una orizzontale.
in grado quindi di coinvolgere diversi attori pubblici, privati, del non profit nella progettazione e gestione dei servizi. Tale obiettivo può essere perseguito attraverso il riconoscimento e la promozione delle reti e delle connessioni sociali e il governo dei processi decisionali inclusivi di progettazione partecipata. In questo contesto c'è una variabile importantissima, ahimè il titolo si è tagliato, ma si capisce, la tecnologia come fattore abilitante. La tecnologia non è una fine, è un fine, ma uno strumento formidabile per aiutarci a portare avanti la cultura del governo con la rete. Grazie ai nostri illustri ospiti, la parola. Grazie mille. Allora, adesso diciamo, passiamo la parola a Fabio Florio di Sisco Italia. Mi sente, dottor Florio? Sì, benissimo, la Mi sento sente? bene. Sì, benissimo. Ok. Allora, un momento che imposto le sue slide, le rimettiamo dall'inizio. Allora, la sua webcam è attivata, però in questo momento io ancora non la vedo. Sì, forse perché devo Aspetto iniziare a che. parlare, adesso dovrebbe riuscire a Sì, ora vederla. vediamo se sì. Perfetto, eccola qua. Ok. Benissimo, funziona. Allora, le passo la parola e può utilizzare le slide, ora diventa relatore. Grazie. Bene, grazie. Allora, buongiorno anche da parte mia. Intanto sono contento di vedere che stiamo utilizzando tecnologia Cisco per fare questo webinar, la cosa mi fa piacere. E mi presento, sono Fabio Florio, sono in Cisco dallo scorso secolo praticamente, perché sono entrato nel 96 e dove ho svolto, sono entrato come sistemista, poi sono diventato manager di tutta l'organizzazione tecnica di Cisco. Poi a un certo punto nel 2009 ho cambiato settore, sono passato al business development gestendo progetti importanti come l'Expo 2015, dove noi siamo stati partner sponsor dell'organizzatore, e adesso sto gestendo il programma Digitaliani, che è un programma di investimento di cui parleremo durante questo webinar. Allora, prima di passare però al programma Digitaliani, visto che il titolo inizia con trasformazione digitale, volevo fare un po' di inquadramento del tema di quello che sta succedendo nel mondo della trasformazione digitale, sia delle aziende private, ma anche e soprattutto per le aziende pubbliche. E quindi, intanto, partiamo da questo presupposto. Adesso facciamo girare le slide. Ok. Non è una trasformazione, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista. È una vera e propria rivoluzione, perché la digitalizzazione sta cambiando radicalmente il nostro modo di vivere, di lavorare e anche di gestire quelli che sono i processi, quelle che sono le aziende pubbliche e private e il rapporto con i clienti, quindi verso i clienti e le aziende private, ma anche verso i cittadini che sono alla fine i clienti delle aziende pubbliche. Detto questo, quali sono le aree su cui si sta concentrando? La trasformazione digitale si appoggia su questi tre pilastri principali, che sono una migliore coinvolgimento e personalizzazione di quelli che sono i servizi al cittadino. La interpreto in modo pubblico, no? Questa slide. Quindi il cittadino ovviamente ha bisogno di essere sempre più coinvolto e sempre di più i servizi vanno anche customizzati e personalizzati per lui. Esiste un tema fondamentale di trasformazione dei processi e dei modelli di business, e questo sta toccando tutta la pubblica amministrazione centrale e locale. E qui il tema è molto importante perché, per esempio, come vedete, uno dei vantaggi che porta è quello di ridurre i costi, no? Che è il tema fondamentale adesso anche nell'ambito di riuscire a lanciare dei nuovi servizi, ma riducendo anche i costi. E infine, quello di cercare di migliorare un po' quello che è l'apporto della forza lavoro, delle persone che lavorano anche nella pubblica amministrazione, con un tema che spesso è sottovalutato, ma che è di fondamentale importanza, che è quello di cercare di attrarre e ritenere, e di attrarre e mantenere i talenti. Questo è un tema importante per tutti i tipi di aziende, private, e soprattutto anche pubbliche, perché poi è grazie ai talenti che si può cercare di creare del nuovo valore e anche migliorare quelli che sono i processi di gestione di tutta la macchina operativa. Ecco, sulla base di questi tre pilastri ci sono ovviamente dei fenomeni ormai tecnologici e non solo, che stanno ovviamente impattando la nostra vita, dalla mobilità, visto che il traffico, come è scritto qua, vedete, eccederà nel 2017, già in quest'anno, il traffico mobile rispetto a quello fisso. L'IoT, e quindi questo fenomeno importante di collegare tutto quello che si può e che si riesce alla rete per poter poi trarre valore e utilizzare i dati che vengono raccolti da questo sistema di connessioni.
e nel 2020 verrà triplicato il numero di device, queste sono le previsioni, IoT, collegati in rete, quindi in generale gli IoT device. L'analytics è un punto molto importante, quindi quando ho tutti questi dati, cosa me ne faccio? Come posso analizzarli? Come posso utilizzarli per creare del nuovo valore? E anche il cloud, che ovviamente ormai è sempre più diffuso anche in amministrazioni pubbliche. Allora, ci sono altri fenomeni. Uno è questo, che spesso viene sottovalutato, ma su cui noi oggi dobbiamo fare i conti quotidianamente, cioè questa era la tipica curva di adozione delle nuove tecnologie. C'erano prima gli innovatori, poi gli early adopter, poi una maggioranza che cominciava ad usare queste tecnologie, fino a quando arrivavano gli ultimi ritardatari, diciamo. Però vedete che il 68% qua di chi utilizzava queste tecnologie era la maggioranza che arrivava dopo un certo periodo di tempo, come è indicato a questa curva. Ma oggi siamo passati da una situazione come questa a una situazione nuova. La situazione nuova è che quando arriva una nuova tecnologia non c'è più questa curva di adozione morbida che ci accompagna nell'utilizzo di queste tecnologie, ma c'è un vero e proprio Big Bang, e cioè la tecnologia viene immediatamente adottata da persone, cittadini, dipendenti, se pensiamo alle aziende, e deve essere fatta propria da chi i servizi li gestisce, perché grazie a quella tecnologia li può migliorare, ma con un'agilità e una velocità molto molto diversa rispetto al passato, perché c'è questo picco di utilizzo su cui con cui bisogna fare i conti, e questo è un'evoluzione importante. Un'altra, l'abbiamo toccata, è quella dell'IoT. Allora, l'IoT, che porta a quelli che sono i famosi big data, a me piace in realtà modificarlo e pensare più a un controllo, che controllo non deve spaventarci, il big controllo non ci deve spaventare, ma fa capire che è vero che io devo raccogliere una mole importante di dati perché ho tutto un sistema di sensoristiche, di nuovi device collegati alla rete che mi migliorano i servizi, eccetera, ma soprattutto devo capire che cosa fare di questi dati e quindi come, grazie a questi dati, posso controllare e gestire meglio i miei servizi. Quindi si passerà da una logica di big data a una logica di big control e di miglior gestione dei dati che vengono generati da questo nuovo meccanismo. Allora, l'IoT, ormai è la moda del mercato, ha una caratteristica purtroppo, e dico purtroppo importante, cioè ha scarsa attenzione alla sicurezza in questo momento, perché coloro che gestiscono i device, introducono tutti questi sistemi e questi sensori in rete, non hanno in questo momento un'architettura strutturata per far sì che la sicurezza venga salvaguardata nell'utilizzo di questi sensori. Abbiamo esempi ormai diffusi anche in contesti molto delicati come quelli della medicina, ad esempio, che prevedono che, per esempio, ci sono in giro nel mondo un certo numero di pacemaker che sono collegati in rete perché si possono essere governati all'esterno, ma su cui si ha in questo momento zero, zero sicurezza. Allora, questo è un tema fondamentale ed è un tema su cui noi di Cisco ci stiamo concentrando molto, perché secondo noi la sicurezza è e deve essere la base di tutti quelli che sono le nuove evoluzioni della cosiddetta digital economy. Non si può più pensare a un progetto nuovo di IoT piuttosto che di evoluzione digitale che non preveda sin dall'inizio un approccio architetturale basato sulla sicurezza. Eravamo un po' abituati a far sì che la sicurezza arrivava un po' alla fine, no? Io facevo un progetto, lo facevo funzionare, sperimentazione, andavo in capo e dicevo, beh, adesso lo metto in sicurezza. Non si può più ragionare così, perché la sicurezza è diventata molto delicata, perché più si collegano cose alla rete, più la rete diventa strategica nel trasportare informazioni mission critical, e più diventa debole se non è protetta adeguatamente con la sicurezza, ma in un modo architetturale sin dall'inizio del progetto e non solo alla fine, come si faceva di solito. Questo è un tema cruciale, cruciale. Allora, un altro enorme problema che ha introdotto anche Gianni Dominici è quello della formazione. Questo è un problema enorme, enorme perché l'evoluzione tecnologica, l'agilità che viene richiesta nel stare dietro alle nuove tecnologie e soprattutto ai nuovi processi che grazie a queste tecnologie io vado a realizzare, prevede una formazione sempre più serrata, passatemi il termine, perché è necessario far sì che le persone non solo conoscano le tecnologie, ma soprattutto conoscano come utilizzarle, come portarle all'interno dei processi di un'azienda e come portarli, per esempio, all'interno dei processi della pubblica amministrazione. Quindi, se io ero abituato a fare in un certo modo tutta una serie di cose, adesso, banalmente, se introduco lo speed, devo ragionare in modo diverso, devo sapere come usarlo, devo sapere come inserirlo
e integrarlo all'interno dei miei processi per far sì che diventi diffuso e utilizzato da tutti i cittadini. Questo è un esempio che ci fa capire che dobbiamo correre sulla formazione. Bisogna veramente correre, bisogna adeguarsi e stare al passo coi tempi, perché altrimenti in pochissimo tempo, veramente in pochissimo tempo, ci si trova obsoleti. Ok? Allora, fatto queste premesse, adesso vediamo che cosa fa Cisco. Noi abbiamo fatto tantissima, ma tantissima esperienza qua in Expo. Vi spiego perché. Perché lì tutto quanto girava sulla rete di Cisco, tutto quanto era integrato all'interno dei nostri sistemi e banalmente c'erano tutta una serie di criticità da gestire. Banalmente 250.000 persone su un chilometro quadrato, con tutta una serie di problematiche, per esempio, di sicurezza. Tutta l'energia all'interno del sito veniva gestita attraverso dei sensori, degli smart meter che erano collegati in rete e consentivano di dare energia ai vari padiglioni. C'erano soluzioni innovative all'interno dei padiglioni, per chi di voi c'è stato, per esempio, a girare il padiglione del Giappone piuttosto che degli Emirati Arabi, c'era un tema di augmented reality, quindi soluzioni innovative che consentivano di avere una migliore experience per il visitatore dell'evento. Quindi esperienza, quella che abbiamo citato prima. Cambiano dei processi perché probabilmente se l'energia la gestisco con dei sensori, degli smart meter attraverso una rete smart grid, ho un nuovo processo di gestione dell'energia e coinvolgimento e attrazione dei talenti perché comunque tutti quanti lì dovevano essere coinvolti in un nuovo e modello innovativo. In sicurezza, vi dicevo la sicurezza, noi abbiamo gestito e bloccato in Expo in 6 mesi di evento 500.000 attacchi hacker orientati a bloccare tutti i processi di quell'evento. Quindi lì a noi è servito tantissimo per fare esperienza locale in Italia, ok? E da questo siamo passati a questo, e cioè dall'Expo siamo passati a questo nuovo programma che vi dicevo che io gestisco, che si chiama Digitaliani, di cui trovate qua un link, quindi a questo link trovate tutta una serie di informazioni, ma anche se cercate sui vari social @Digitaliani trovate tutta una serie di informazioni e di cose che abbiamo fatto in questi 2 anni, perché questo progetto è partito a gennaio del 2016 e nasce da che cosa? Nasce dal fatto che Cisco decide di investire a livello mondiale in alcuni paesi molto selezionati dove è possibile contribuire ad accelerare la digitalizzazione di quel paese. Vedete che adesso questo programma è attivo in 16 paesi, tra cui l'Italia, ovviamente, e che va a toccare un terzo della popolazione mondiale. Ci sono paesi piccoli come il Kazakistan, ma ci sono paesi enormi come l'India e la Cina, ad esempio. E qual è l'obiettivo di Cisco? Investire in questi paesi e fare accordi con i governi di questi paesi per aiutare a velocizzare ed accelerare quelli che sono appunto i percorsi di digitalizzazione di quel paese stesso. Ok? Ma perché è importante la digitalizzazione del paese? Perché dà tutta una serie di benefici che vedete qua, che stanno nel titolo, e quindi il fatto che comunque la digitalizzazione di un paese porta al miglioramento della vita dei cittadini di quel paese, ma poi porta anche tutta una serie di benefici che sono l'aumento per esempio, la riduzione della disoccupazione, l'aumento dell'impiego delle persone, la sicurezza, la sostenibilità ambientale, piuttosto che anche alla fine la crescita del PIL e del GDP di quel paese. Ok? Questo è il motivo per cui Cisco ha deciso di investire con questo tipo di programmi. Allora, in Italia come è fatto il programma Digitaliani? Intanto vedete che il programma ha un nome che è Country Digitization Acceleration. In Italia abbiamo voluto dare un connotato locale, l'abbiamo chiamato Digitaliani, così ci fa sentire anche tutti molto più localmente coinvolti e ingaggiati su questo programma, ed è un programma molto strutturato che si basa su questa architettura che vedete in questa slide, e cioè intanto, se parliamo di digitalizzazione, è molto importante ovviamente digitalizzare le infrastrutture strategiche del paese, le infrastrutture critiche, che non sono solo l'ultra broadband, come vedete qua alla base, ma anche le infrastrutture dei trasporti. E noi stiamo lavorando con ferrovie, autostrade, per far sì che la digitalizzazione venga accelerata anche in queste infrastrutture. Le infrastrutture di sicurezza, le infrastrutture dell'energia, del gas e dell'acqua anche, quindi far sì che grazie a queste nuove tecnologie digitali si possano migliorare i processi di gestione, di sviluppo di queste infrastrutture. Esiste poi tutta una fascia che è qua centrale dove ci sono questi
ovali, diciamo, che è legata un po' a quelle che sono anche le eccellenze del paese specifico e dell'Italia, in particolar modo se pensiamo all'iniziativa Safety for Food o AgriFood, chiamiamola così, che è un'iniziativa che noi avevamo lanciato in Expo, che ha l'obiettivo di andare a migliorare la tracciabilità alimentare dei prodotti che noi consumiamo grazie all'utilizzo della digitalizzazione, piuttosto che al manufacturing, o chiamiamola oggi Industry 4.0 o Impresa 4.0, e quindi a tutto quello che riguarda ovviamente l'industria italiana. Perché queste due aree? Perché sono due eccellenze della nostra nazione, quindi l'agri-food piuttosto che l'industria, visto che siamo comunque il terzo paese manifatturiero in Europa. C'è tutta la componente, questa è privata, quella di cui vi stavo parlando, c'è tutta la componente invece pubblica che è legata alle smart cities e legata anche ai servizi pubblici. Allora, qui noi abbiamo capito una cosa, che non è sufficiente avere un approccio top-down nella digitalizzazione di tutto quello che è la macchina amministrativa, cioè non è sufficiente parlare con i ministeri, parlare con Agid, ma è necessario parlare con le città, con i territori, quindi con le regioni, con i comuni, perché solo lavorando su tutti e due i lati di questa, su tutti e due gli approcci, no, di questo modo di lavorare, è possibile ridurre un gap digitale che oggi esiste tra quello che viene fatto centralmente e quello che viene fatto localmente. Okay? È il motivo per cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando con le città e con le regioni, poi vi farò alcuni esempi. Il tutto anche con la cyber security e la sicurezza che deve essere vista anche qua in due modi, sia sulle infrastrutture che poi sui servizi che vengono realizzati. Infine, ma non meno importante, perché da lì siamo partiti, tutto l'aspetto legato all'education. Noi siamo partiti a gennaio 2016 con un accordo con il MIUR per formare 100.000 studenti in Italia grazie alle nostre Networking Academy. Vi spiegherò dopo di che cosa si tratta. In parallelo abbiamo iniziato a lavorare e stiamo lavorando per creare una diciamo, macchina di innovazione, e anche su questo poi entrerò poi più nel dettaglio, che chiamiamo Innovation Exchange, che ha l'obiettivo di dare spinta ulteriore alle start-up, ma non solo. Ma adesso ci arriviamo. Allora, partiamo dall'education. Allora, questi sono i risultati di 21 mesi di lavoro. 70.000 studenti formati con le Networking Academy. Networking Academy è un'iniziativa che Cisco ha lanciato tanti anni fa in tutto il mondo e che sta nella nostra area di corporate and social responsibility, dove Cisco investe per cercare di diffondere queste conoscenze tecnologiche. All'inizio era basata solo su tecnologie Cisco, quindi ci si certificava sui prodotti e le soluzioni Cisco, tra l'altro con l'88% dei certificati che entro 6 mesi trovavano un posto di lavoro. È stato esteso anche a corsi più generali, quindi la cyber security in generale, l'IoT in generale, l'industria 4.0, le smart grid, come fare le reti, eccetera. Abbiamo creato questi corsi, li abbiamo anche ovviamente tradotti in italiano, abbiamo resi disponibili le nostre Networking Academy e in 21 mesi abbiamo formato 70.000 studenti. Quindi siamo molto vicini, anzi direi che potremmo superare il nostro obiettivo dei 100.000 studenti in 3 anni concordato con il MIUR. E qua ci si focalizza soprattutto su una fascia di studenti che sta negli istituti tecnici, ma anche sulle università, piuttosto che, per farvi un ulteriore esempio, noi l'abbiamo portata anche nelle carceri, perché abbiamo fatto un accordo anche con il Ministero della Giustizia per far sì che in 10 carceri italiane i detenuti possano studiare, imparare, avere una seconda possibilità quando escono, perché se saranno certificati avranno imparato la tecnologia. Ma l'obiettivo di questa iniziativa è quella proprio di andare a ridurre, a colmare un gap di conoscenze e di skill che oggi sul mercato è presente, soprattutto su aree critiche come la cyber security piuttosto che l'Internet of Things e le reti. Okay. Abbiamo portato anche dei kit nelle scuole, 1.000 kit più o meno IoT, per cercare di aiutare gli studenti a capire che cos'è l'IoT, no? E quindi diffondere un po' di conoscenza da questo punto di vista. Questo è quello che stiamo facendo sull'education nel programma Digitaliani. Questo invece è una cosa più articolata che si chiama Innovation Exchange e che abbiamo deciso di diffondere su tutto il territorio, perché noi avevamo due opzioni, due scelte. Una era quella di creare un centro di innovazione a Vimercate, dove ci sono i nostri uffici, e pretendere, passatemi il termine, che da tutta Italia venissero a vedere questo centro di innovazione per vedere che cosa fa Cisco nell'ambito della digitalizzazione. Abbiamo deciso invece di andare noi in tutta Italia, vicino alle realtà locali, sia private che pubbliche, e lavorare con chi? Con le start-up, con gli incubatori, con gli acceleratori, per esempio faccio alcuni esempi, Talent Garden, piuttosto che H-Farm, eccetera.
con i nostri partner. Noi, sapete, siamo un'azienda che vende totalmente attraverso i nostri partner, perché abbiamo un modello di vendita completamente indiretto, ma anche con quelli che chiamiamo ecosystem partner, quindi altre aziende che comunque con noi possono entrare in contatto e lavorare in questo sistema, con gli sviluppatori e soprattutto con i clienti. Cioè vogliamo portare tutto questo valore ai nostri clienti, che sono, come dicevo, aziende private, ma anche aziende pubbliche. Quindi il nostro obiettivo, e questo devo dire che in questi 2 anni ci è stato abbastanza riconosciuto, è creare un ecosistema, perché solo attraverso un ecosistema si possono lanciare dei nuovi modelli, dei nuovi servizi, delle nuove tecnologie e delle nuove soluzioni che vede a volte coinvolta la startup, un partner, un integratore, un fornitore di tecnologia come Cisco e i clienti e anche l'università, perché questo coinvolge anche tutto il sistema di education. Allora, questa cosa è una macchina molto molto articolata che ci sta dando frutti molto importanti che stiamo cominciando a vedere funzionare veramente molto bene. Quindi abbiamo parlato di education e abbiamo parlato di innovazione. Allora, adesso apro un attimo il capitolo Smart City, no? Perché comunque poi lì dobbiamo anche arrivare, visto che è il tema dell'amministrazione pubblica locale. Faccio una premessa giusto per introdurvi come Cisco interpreta il tema delle Smart City, non solo a livello nazionale, ma ovviamente anche a livello mondiale. Ovviamente questo è un po' il problema che c'è sempre stato, quello di vedere ovviamente tanti silos nell'ambito delle città. Non parliamo di Smart City, ma di servizi digitali, no? Al cittadino, come ci piace chiamarli a noi, che vedevano magari la gestione del traffico, della sicurezza o dell'illuminazione o dei rifiuti o dei parcheggi, veramente trattati come silos, no? In passato. Adesso ormai da tempo c'è questa nuova visione che prevede che tutti questi servizi che sono resi disponibili al cittadino e che grazie alla digitalizzazione possono essere appunto accelerati in una logica di miglioramento della qualità del servizio e riduzione dei costi per la pubblica amministrazione. Questa è l'equazione che si vuole cercare di far funzionare. E quindi mettere insieme questi servizi su una piattaforma condivisa, digitale, che consenta di raccogliere informazioni da tutta una serie di, chiamiamoli sensori. I sensori non sono per forza un sensore ambientale o un sensore di parcheggio, ma una videocamera o anche delle applicazioni che portano dati, o gli edifici o i veicoli che portano dati e informazioni su quello che è il servizio per il cittadino, integrati in questa piattaforma e resi disponibili principalmente in due modalità. Una la vedete in alto a sinistra, e quindi le cosiddette mobile apps, perché sempre più il cittadino giustamente ha la pretesa e l'obiettivo di vedere la pubblica amministrazione a portata di mano e quindi sul proprio smartphone e nelle proprie applicazioni. Tra l'altro questa è la tendenza che sta prendendo, sapete, anche la stessa pubblica amministrazione nella macchina operativa con Agile e via discorrendo, e anche, come vedete in alto a destra, in una logica di centrale di comando e controllo, cioè il cosiddetto cruscotto, il fatto che io riesca a consolidare tutta una serie di informazioni di dati e li renda disponibili in una centrale di controllo. Perché una centrale di controllo? Perché lì posso essere più agile, posso gestire meglio i miei servizi, posso essere pronto a reagire e a prevenire anche situazioni, per esempio, legate alla sicurezza, eccetera. No. Questo è il tema legato alla visione sulle smart city. Cosa fa Cisco qua dentro? Cisco fornisce l'infrastruttura, il networking e tutto quello che riguarda il collegamento, anche una piattaforma, di cui vi parlerò successivamente, di gestione dei dati, e integra nell'ecosistema i sensori che non forniamo noi ma forniscono terze parti e anche le applicazioni che for non forniamo noi e non sviluppiamo noi ma forniscono terze parti. Il nostro obiettivo è mettere insieme questo ecosistema. Ecco, vi dicevo, questo è l'obiettivo. Mi capita tutti i giorni di parlare con sindaci, con assessori, con CTO e CIO dei vari comuni o delle varie regioni. E questo è un po' l'obiettivo finale, cioè avere un sistema di controllo che riesca finalmente a far sì che la città venga gestita in maniera più snella e più efficace. Okay? Quindi sempre più si sta diffondendo anche in Italia questo tipo di visione. Noi abbiamo lavorato e stiamo lavorando ovviamente a livello mondiale, qui vedete tutta una lista di città in giro per il mondo con cui abbiamo progetti. E che cosa stiamo facendo in Italia? Beh, ecco, un'altra premessa. Nella strategia delle smart city è molto importante, secondo noi, creare delle città che vengano prese come riferimento e come campione, perché comunque siano un modello che integra questi tipi di servizi. Qui vedete alcune città a livello mondiale che per noi sono considerate lighthouse. Allora, che cosa facciamo a livello italiano? Nel programma Digitaliani
Abbiamo deciso di investire partendo da alcune regioni e alcuni comuni e poi diffondendo sempre più su altre regioni e altri comuni. Siamo partiti con Regione Friuli Venezia Giulia e poi successivamente Simone Puxis vi darà il punto di vista di Regione e di INSIL, che è la in-house ovviamente Regione Friuli Venezia Giulia. Abbiamo fatto un accordo col Comune di Palermo e col Comune di Perugia. Che cosa abbiamo fatto qua? In tutti questi accordi ci sono le Networking Academy e l'Education. In tutti questi accordi c'è la parte di innovation e di startup e coinvolgimento dell'ecosistema, quello che vi ho fatto vedere prima. E poi c'è un'area di sperimentazione. Sperimentazione che ha l'obiettivo di far imparare a noi e anche alla pubblica amministrazione come gestire un nuovo servizio grazie al digitale, magari in formato ovviamente più ridotto e confinato in un'area specifica, che poi possa essere allargato su scala più ampia, sia a livello di quella stessa città o di quella stessa regione, ma poi replicato anche come use case altrove nelle altre città e nelle altre regioni italiane. Su Friuli Venezia Giulia abbiamo lavorato e stiamo lavorando in particolar modo sul porto di Trieste, vi spiegherà Simone come. Perché il porto di Trieste, sulla sanità e quindi su come cercare di migliorare diciamo, la macchina sanitaria della regione, sull'industria 4.0 e sulle competenze, come vi avevo detto. Su Palermo, anche lì abbiamo lavorato con una sperimentazione orientata a portare sul percorso arabo-normanno al centro della città una piattaforma wifi in grado di ospitare tutta una serie di sviluppo di applicazioni e di start-up che consentono di migliorare la macchina del turismo e il coinvolgimento dei cittadini all'interno della città. Sul Comune di Perugia, pensavamo di averlo oggi qui, poi in realtà non ci sarà perché è il 13, dovevamo annunciare settimana scorsa, lo annunceremo il 13, un nuovo servizio di virtualizzazione degli uffici pubblici e quindi grazie all'utilizzo della telepresence e di altre soluzioni far sì che il cittadino possa usufruire vicino più possibile a casa sua, negli uffici, vicino a casa sua, di tutta una serie di servizi della macchina della pubblica amministrazione e del comune, oltre che anche lì Industria 4.0 e formazione. Poi recentemente abbiamo fatto questo annuncio, quindi abbiamo fatto un accordo anche con la città di Milano il 15 di novembre, lì trovate, sia questo, potete trovare questo annuncio stampa, ma la sostanza è progetto sulla sicurezza. Oggi la sicurezza per il cittadino non va più ragionata in una logica di dire bene, ti do una sicurezza perché ti metto una videocamera. La sicurezza deve integrare diversi aspetti che sono la gestione del traffico, la gestione appunto della sicurezza fisica con le videocamere, la gestione dell'ambiente, la gestione idrogeologica e quindi noi qui creeremo un Security Operation Center che va a aggregare tutte queste informazioni e copriremo con la cyber security, come dicevo, tutto questo sistema in modo tale che quella rete che mi porta l'informazione non diventi un anello debole, ma sia a sua volta coperta da cyber security. Tra l'altro, portando sensoristiche in un'area di Milano che è il fiume Seveso, che è molto delicato perché esonda spesso e quindi crea dei problemi ai cittadini. Ma come dicevo, non solo quello, education e quindi Networking Academy, e in parallelo innovazione. Vogliamo creare un laboratorio di idee che sviluppi nuovi modelli della sicurezza urbana, non solo per Milano, ma come modello replicabile in Italia, ma anche per noi a livello internazionale. Okay. Concludo dicendo, questo è quello che stiamo facendo in Italia, ci sono altri accordi che stanno partendo con altre città e con altre regioni, ovviamente non li posso ancora citare, ma sono a breve arriveranno. E abbiamo anche annunciato a livello mondiale nell'evento di Barcellona, lo Smart City Expo World Congress, un nuovo programma di finanziamento di 1 miliardo di dollari per aiutare le città a fare una cosa, a trovare i fondi sostanzialmente per far partire i progetti, perché spesso questo ovviamente è un tema abbastanza delicato che viviamo ogni giorno, città, regioni e quindi la possibilità, grazie a partner finanziari di Equity e a Cisco Capital, che è la nostra finanziaria, a magari fare un piccolo investimento iniziale e poi invece avere nuove modalità di consumo. As you consume, as you grow, as a service delle tecnologie man mano che vengano utilizzate, adottate in alcuni progetti, scusate, magari anche con meccanismi di revenue sharing e cose di questo genere. In più, e qui chiudo, e questa è l'unica slide tecnologica, spero apprezziate che da Cisco l'unica slide tecnologica arriva alla numero 25, che fa vedere il lancio della nostra nuova piattaforma
che vi dicevo di raccolta e consolidamento dei dati e anche video, informazioni video di videocamera, eccetera, che consente di, si chiama Cisco Kinetic for Cities, è stata lanciata specificatamente a Barcellona e prevede di aggregare le varie tipologie di dati, darle in un formato visibile e leggibile all'operatore che deve gestire questi servizi, integrarle magari anche con dei processi di automazione che consente di automatizzare alcune cose e infine in una logica di ecosistema molto aperto, perché ci sono delle interfacce applicative che consentono di integrare con qualsiasi altro tipo di piattaforma. Allora, io chiudo qua e spero di essere stato nei tempi e ridò la parola, penso che adesso deve intervenire Sì, Simone Pucci. grazie mille, dottor Florio, per l'interessantissimo. Non la sentiamo più, io non la sento. Allora, mi sentite? Ok, scusate, era un momento temporaneamente scollegato, c'era un problema sulla banda. Allora, dicevo, l'ultimo intervento è del presidente Simone Puksic di Inciel, al quale chiedo di provare a parlare. Vediamo se sentiamo. Mi Presidente sentite? Puksic? Sì, la sentiamo bene. Allora, Perfetto. dovrebbe riattivare la sua webcam. Avevo chiuso prima perché c'era un po' di problemi di banda e quindi avevo attivato solamente quella del relatore in questione che stava parlando. Accanto al suo nome dovrebbe trovare l'icona di una webcam. Se prova a cliccare sopra. Dovremmo rivedere anche il suo video. Mi vedete? Ok, un momento che adesso si attiva. Allora, la telecamera è attivata, provi a parlare. Mi Vediamo se sentite? non si. Sì, ecco qua, e ora la vediamo Perfetto. anche. Benissimo. Bene. Allora, non sento molto bene, proprio un momento l'audio, che non so se. Provi a Vediamo se parlare. alzo un po' il microfono, Sì. magari mi sentite meglio alzando un po' il microfono. Si sente molto male, molto Sentite? metallico. Sì. Mi sentite Allora, meglio? aspetti. Ok, però guardi, dicono le colleghe che forse è solo il mio audio che temporaneamente non funziona bene. Le passo Provo la ad alzare parola, un po' mi. Le ancora. Perfetto. passo la parola, può iniziare il suo intervento. Grazie. Bene, allora buongiorno a tutti. Mi sentite? Mi sentite? Vado avanti? Sì, la sentiamo bene, prego, può andare. Perfetto. Prego. Allora, beh, intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Parto dalla fine. Devo dire che noi siamo stati molto contenti, saluto l'amico Fabio, della collaborazione con Cisco all'interno di questo progetto Digital Italiani, perché ci ha permesso veramente di provare a far succedere quella famosa collaborazione pubblico-privato di cui molto si parla e che è molto difficile mettere in atto. Quindi devo dire che siamo stati molto contenti e poi vi racconto che cosa abbiamo fatto. Allora, cerco di stare una decina di minuti. Parto dal titolo di questo webinar che dice Trasformazione digitale perché partire dai territori e dalle persone. Mi viene da dire da dove dobbiamo partire se non partiamo da lì. Cioè l'unica modalità che vedo, che vediamo noi in Friuli Venezia Giulia, è di riuscire a fare veramente la trasformazione digitale nella pubblica amministrazione e quindi conseguentemente anche nel settore privato, è quella di partire da una dimensione territoriale che recepisca normative e indicazioni nazionali ed europee e riesca poi a portarle all'interno di una dinamica territoriale. Allora vi racconto un attimo che cosa abbiamo fatto qui in Friuli Venezia Giulia. Io sono presidente di una società che si chiama Inciel SPA e che è la società in-house della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Società che 3 anni fa ha avviato un processo di trasformazione molto articolato, dandosi intanto una nuova mission, quindi era una software house, invece si è data l'obiettivo di diventare un service provider, un system integrator che potesse affiancare il suo socio unico, la Regione Friuli Venezia Giulia, nel processo di digitalizzazione della regione. Essenzialmente, 3 anni dopo vi do alcuni numeri. Un risparmio di 17 milioni di euro nei trasferimenti rispetto alla società in-house, quindi un risparmio nei costi di gestione, un aumento dei ricavi da progetto, una riduzione importante di 2 milioni di euro dei costi di struttura e un processo di ricambio generazionale che abbiamo avviato, quindi abbiamo
accompagnato la pensione alcuni colleghi. Vi do dei numeri. In Sila è un'azienda che oggi ha 670 dipendenti, un fatturato di circa 85 milioni di euro e essenzialmente fa due cose. La prima è quella di costruire una importante rete di fibra ottica, una rete di infrastruttura. Infatti prima, quando il direttore Dominici parlava appunto di quali sono un po' gli assi, i driver di sviluppo, sicuramente uno è quello delle infrastrutture. Abbiamo quindi completato il progetto di connettività in fibra ottica alla fine del 2016. Oggi abbiamo una rete che è la più estesa per densità demografica in Italia, controllata direttamente da Insile, lunga 1600 km, collega dal nostro data center primario di Trieste tutti gli enti locali, le aziende ospedaliere, la regione e le società partecipate. Su questa infrastruttura di fibra ottica abbiamo un sistema di data center dove abbiamo un sito primario a Trieste e un sito secondario a Palmanova presso la sede della Protezione Civile, dal quale eroghiamo servizi a tutta la filiera degli enti locali, a tutte le aziende sanitarie, quindi il sistema sanitario e ovviamente alla regione e ai cittadini. Ora, questo cambiamento che ha accompagnato poi le due grandi riforme che ha fatto Friuli Venezia Giulia, la riforma della sanità da un lato e la riforma delle autonomie dall'altro, delle autonomie locali dall'altro, si è essenzialmente sviluppata su tre grandi assi. Il primo è quello delle infrastrutture, il secondo è quello delle competenze, il terzo è quello dei servizi e direi che la parola comune che riprendo da un intervento precedente è sicuramente quella della rete, rete intesa come rete di relazioni, di rapporti che si possono sviluppare appunto sul territorio. Per quanto riguarda le infrastrutture, come vi dicevo, abbiamo completato l'infrastruttura di fibra ottica che riteniamo un asset abilitante per la trasformazione digitale del territorio. Abbiamo anche messo in essere il sito secondario di Palmanova che alla fine dell'anno partirà come disaster recovery e dentro il primo trimestre del prossimo anno come business continuity attiva, i servizi che eroghiamo ai nostri utenti. Per quanto riguarda le competenze, abbiamo fatto una profonda trasformazione in termini di competenze dei dipendenti dell'azienda, da un lato, attivando un nuovo sistema delle competenze, un sistema professionale delle competenze e attivando un percorso di formazione su base triennale che è partito praticamente un anno fa, adesso abbiamo il secondo anno diciamo a regime di questo sistema, un nuovo sistema premiante. Abbiamo anche internalizzato una academy che serve tutto il comparto pubblico del Friuli Venezia Giulia, sono 20.000 persone che vengono formate attraverso la nostra academy interna. Relativamente al tema dei servizi, ci siamo concentrati molto sui servizi al cittadino. Abbiamo fatto partire contestualmente alla giornata in cui abbiamo siglato il protocollo d'intesa con Cisco, il 29 aprile 2016, abbiamo fatto partire un portale dei servizi online al cittadino, che è il primo compliance al 100% con le linee guida AGID sul design dei siti della pubblica amministrazione. È assolutamente, diciamo, è un sito responsive, è completamente integrato con Speed, con PagoPA e con tutte le varie piattaforme abilitanti di Agid e permette, a seconda del comune di residenza, di usufruire di fino a 60 servizi direttamente dal dispositivo mobile. Vi do alcuni esempi. È possibile oggi per la totalità dei cittadini della nostra regione prenotare visite ed esami medici specialistici su tutta la filiera pubblica e anche su tutte le strutture convenzionate, potendo vedere in tempo reale il tempo medio di attesa e la coda, quindi poter prenotare sulla base dell'agenda direttamente al proprio smartphone. Così come è possibile, per esempio, vedere i referti online per quanto riguarda sempre la parte sanitaria, i tempi di attesa del pronto soccorso, così come è possibile utilizzare tutta una serie di servizi degli enti locali, penso per esempio agli stati di famiglia, ai certificati anagrafici che possono essere prodotti direttamente da mobile. Vengo quindi faccio un piccolo inciso, vengo perché secondo noi è stata una collaborazione quella con Cisco utile, proficua e soprattutto necessaria, anche in una logica che esce un po' dai confini nazionali. Nelle ultime settimane ho avuto modo di andare in Europa, a Bruxelles, a cercare di capire un po' quali sono le possibilità che abbiamo come comparto dell'in-house, quindi come Assinter, di cui sono presidente,
in Europa e ho potuto verificare, toccare con mano che per quanto riguarda la strategia europea oggi, che sapete bene essere la strategia del mercato unico digitale, la dinamica dei territori, quindi delle regioni, ancorché non territori nazionali, ma quindi regioni e territori intesi anche come municipalità, come enti locali, hanno veramente una importanza strategica per la Commissione europea proprio di primo ordine. E l'altra cosa che emerge da, questa, da questi giorni che ho potuto fare, che ho potuto fare a Bruxelles, è che è necessario sia per diciamo la Commissione, sia per l'Agenzia Nazionale, l'Agenzia per l'Italia Digitale, avere una dinamica di integrazione delle politiche sull'agenda digitale all'interno dei territori che possono essere i comuni. Vi faccio un esempio per Venezia Giulia. Noi abbiamo 216 comuni. Questi comuni ovviamente utilizzano non solo i servizi di INSEE, ma INSEE stessa come integratore di grandi progetti nazionali. Faccio un esempio, ANPR è un esempio sicuramente ficcante, per poter procedere con il deploy di questa soluzione all'interno della loro realtà. Questi comuni sono stati ovviamente portati tutti quanti in server farm, centralizzato i servizi data center a Trieste, ovviamente tramite delle tecnologie cloud miste, pubblico-private, riusciamo ad erogare servizi e piattaforme, diciamo, as a service in maniera molto rapida, una volta che abbiamo centralizzato il servizio, ed emerge proprio questa componente dove una, avere una dinamica di integrazione sul territorio permette veramente la, la digitalizzazione di questo territorio. E da questo punto di vista ovviamente l'in-house oggi può giocare un ruolo veramente fondamentale, laddove anche il rapporto tra il mondo pubblico e il mondo privato, se pensiamo solo a 5 anni fa, il tipo di interlocuzione che c'era tra pubblico e privato e quanto questa è cambiata negli ultimi anni, perché, sì, perché anche le aziende private si sono rese conto di come sia importante dialogare col pubblico e avere anche delle aziende che le aiutino e le facilitino a, ad, diciamo, veicolare le loro soluzioni. Quindi questo è un po' il quadro. Venendo un po' più nel concreto rispetto a quello che abbiamo fatto con Cisco, vi faccio solamente due esempi, ma li citava già Fabio Florio. Allora noi abbiamo fatto un protocollo di collaborazione tra Cisco e la Regione Friuli Venezia Giulia, firmato direttamente dal Presidente Serracchiani, e mi sono ritrovato molto con le parole che diceva prima il Direttore Dominici relativamente al commitment politico e alla necessità che la politica sposi, diciamo, questo tipo di iniziative, perché nel nostro caso questo è stato fondamentale. Il fatto che la Presidenza della Regione, l'assessore competente e tutta la filiera poi fosse molto committata e molto allineata sulla necessità di digitalizzare il territorio è stato sicuramente fondamentale. Firmato questo protocollo il 29 di aprile del 2016 è partito poi il progetto di sviluppo con Cisco. Tra l'altro il 29 aprile abbiamo firmato questo protocollo, il 30 di aprile, e lo dico perché dei due esempi che vi farò c'entra sicuramente anche questo, il 30 di aprile abbiamo siglato proprio presso la sede di INSEE a Trieste il protocollo di intesa tra il MIUR e la Regione Friuli Venezia Giulia, siglato tra la Ministra Giannini a quel tempo e la Presidente Serracchiani, dove la Regione Friuli Venezia Giulia era la prima a partire con l'implementazione del Piano Nazionale a Scuola Digitale, recependolo all'interno di un documento programmatico che era stato prodotto e che dava la Scuola Digitale del Friuli Venezia Giulia per un quadriennio. Il combinato disposto di questi due protocolli firmati hanno fatto sì che si sviluppasse non solo la scuola digitale nella componente di infrastrutture, dove stiamo facendo in questo momento i collegamenti alla in fibra ottica degli istituti, ma anche da un punto di vista di didattica innovativa, di tecnologie abilitanti, e ovviamente il percorso che Cisco ha fatto relativamente alle, Cisco, alle Networking Academy e a tutto il percorso di certificazione negli istituti tecnici e nelle scuole superiori si è inserito all'interno di questo più ampio contesto che era il piano scuola digitale. Dall'altra parte invece Florio citava il porto di Trieste, sicuramente il porto di Trieste è stata una delle cose più interessanti che sono state sviluppate in questi anni dalla giunta regionale, perché si inserisce all'interno di un quadro più ampio legato alla necessità di dotare di infrastrutture abilitanti e di grandi infrastrutture strategiche la Regione Friuli Venezia Giulia.
che diciamo ce ne sono diverse. Una è sicuramente il porto, una è l'aeroporto, il sistema aeroportuale, tutta la parte di retroporto e di infrastrutture sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia, infrastrutture ferroviarie, e poi adesso con il completamento anche della terza corsia sul tratto di autostrada che ci taglia, diciamo, la regione ci collega poi sui grandi corridoi. Relativamente al porto di Trieste, dove SISP ha fatto un lavoro molto interessante, noi abbiamo avuto due cose che vi cito che possono essere interessanti. Il primo è stato la connettività wifi su tutta l'area portuale, dove attraccano ovviamente le navi, non solo diciamo per scarico merci, ma anche nel tratto diciamo portuale legato alle navi da crociera, dove ovviamente migliaia di turisti ogni anno visitano la nostra regione. È stata dotata di connettività wifi ad alta capacità trasmissiva, dove ovviamente i turisti sono facilitati nel fruire dei servizi che la regione mette a loro disposizione. L'altra cosa interessante è stato un progetto relativamente al traffico merci del porto di Trieste, dove è possibile oggi per i container passare molto più velocemente i controlli doganali, perché tramite tecnologia IoT riusciamo a dare garanzia che il container non venga aperto dallo scarico dalla nave fino poi al momento in cui deve essere controllato in dogana. Ecco, queste due cose qua diciamo fanno capire dove si trova un commitment politico che sicuramente crede nel processo di digitalizzazione, dove si trova un integratore, che nel nostro caso la società in house, che è abilitante rispetto ai rapporti con i privati, dove si trovano delle infrastrutture tecnologiche, fibra ottica, servizi in data center, piattaforme abilitanti che funzionano, e dove trovi un player sicuramente importante come Cisco, che diciamo recepisce diciamo i contributi e è disponibile poi a fare anche degli investimenti e a far succedere le cose poi alla fine si possono fare. Quindi direi che alla domanda perché partire dai territori, perché e dalle persone, perché è l'unico modo in cui possiamo veramente cambiare in digitale l'Italia.